salutare e fare anche lui un intervento veloce, subito dopo Giovanni. Tommaso, un grande... Tommaso, grazie, grazie di cuore. Grande. Vai Tommaso, è tutto tuo. Grazie, mi fa piacere essere qua. Naturalmente io ho un ruolo istituzionale a Siena, sono il rettore dell'Università per Stranieri, quindi non ho non posso esprimere in quel ruolo una posizione politica. Ma cittadino sono molto contento di partecipare a un'occasione in cui si parla di bene comune e di bene pubblico, e in cui si parla di bene pubblico intorno alla grande Banca di Siena, a cui è così tanto legata l'idea stessa di bene pubblico. Sappiamo che a Siena, nel palazzo pubblico per l'appunto, nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti, c'è una grande allegoria in cui il bene comune è un vegliardo vestito di bianco e di nero, i colori della Valsana, come scudo e sigillo del comune di Siena. Da molti secoli a Siena si ragiona intorno al bene comune e intorno ai suoi nemici, a come tutelarlo, a farlo crescere, a farlo andare avanti. Negli ultimi anni però, negli ultimi decenni, in realtà questo discorso sul bene comune è stato sostituito da discorsi diversi, e in realtà si ripete come un mantra da ormai da 30 anni e anche di più quello che aveva detto Margaret Thatcher: Tina, there is no alternative, cioè non ci sarebbe nulla da fare, ormai la nostra sorte è segnata, siamo come su una rotaia su cui corriamo come un treno senza conducente, o perlomeno i conducenti li conosciamo bene, ma come dire, non sono particolarmente affidabili, e anch'essi sembrano obbedire a un sistema più che poter decidere in realtà delle politiche. Che cosa è successo in questi anni? Provo a dirlo con le parole di un saggio manifesto di un collettivo internazionale di economisti, che scrivono questo: le amministrazioni pubbliche, intorno alla metà dell'Ottocento, iniziarono a fornire gas, acqua e servizi sanitari, trasformando radicalmente la qualità della vita urbana e regalando decenni di longevità alle popolazioni delle città principali dell'Europa. Nella seconda fase, a partire dal 1945, il ruolo guida fu assunto dalle amministrazioni centrali degli stati, che, dopo aver sviluppato una politica dei redditi, nazionalizzarono buona parte del mosaico dei servizi materiali, spesso ivi comprese le banche. Dai primi anni 80 del Novecento è apparso evidente che il percorso non era irreversibile. Così come lo Stato aveva creato, poteva anche togliere, anzi poteva togliersi. Da quel momento, con ritmo e intensità differenti nei vari paesi europei, il potere centrale degli stati ha messo la marcia indietro e ha lasciato spazio alle privatizzazioni, alle esternalizzazioni, ai tagli ai servizi. Se guardiamo con un'ottica un po' più larga, la possibilità di privatizzare la banca del Monte dei Paschi di Siena, privatizzarla, ben inteso, riempita all'inverosimile di denaro pubblico, dunque regalare un enorme pezzo di bene comune ad alcuni privati che ci faranno profitto privato, si iscrive in questa dinamica ben più lunga e ben più ampia. Un grande intellettuale angloamericano, Tony Judd, ha scritto già anni fa che l'incapacità del mercato e degli interessi privati di operare a vantaggio della collettività è sotto gli occhi di tutti. Cioè, non ci illudiamo che affidando la banca ai privati questo farà il bene di tutti, il bene comune. No, il mercato fa il bene del mercato, e su questo bisogna smettere di ingannarsi e bisogna smettere di fidarsi di chiunque dica che questo sarà un vantaggio per la comunità. L'importanza strategica del Monte dei Paschi, della sua storia, delle sue possibilità, di ciò che ha voluto dire per Siena, è così grande che privatizzarla vuol dire di fatto privatizzare una parte importante della stessa democrazia di questa città. Non è, ripeto, qualcosa che è successo soltanto a Siena o che riguarda soltanto una banca. Luciano Gallino, un grande sociologo dell'economia che purtroppo è scomparso, ha scritto che in realtà tutti i paesi europei sono stati governati con una costituzione non scritta ma ferrea, il cui articolo 1 recita così: lo Stato provvede da sé a eliminare il proprio intervento o quantomeno a ridurlo in ogni settore della società, finanza, economia,
previdenza sociale, scuola, istruzione superiore, università, uso del territorio. Cioè c'è una contrazione dell'interesse pubblico a favore dell'interesse privato. E sempre Tony Judd ha scritto che questo si accompagna al fatto che i cittadini, nelle democrazie occidentali, tendono a pensare che l'economia debba essere trattata dagli economisti, che di economia debba parlare soltanto chi insegna economia all'università. Io credo che questo non sia vero. Mi capita spesso di essere criticato perché mi permetto in televisione di parlare di economia, essendo uno storico dell'arte. Naturalmente non parlo di economia come potrebbe farlo un economista, ne parlo da cittadino, perché da questo dipende la tenuta stessa della nostra democrazia. Scrive Tony Judd, oggi nel campo della politica economica i cittadini delle democrazie hanno appreso la modestia. Ci hanno detto che queste cose sono faccende da lasciare agli esperti, che l'economia e le sue implicazioni politiche sono troppo complicate per essere capite da un uomo della strada. Naturalmente però non ci hanno detto che queste cose complicate e arcane, la vita a quell'uomo della strada gliela cambieranno radicalmente, a lui, alla sua famiglia, ai suoi figli. Allora, la ragione per cui sono qua stasera è dire che credo che abbiamo tutti un grande bisogno di ribellarci a questa imposizione di modestia. Mettiamo il naso nelle cose che ci riguardano. Ognuno lo farà a modo suo, scegliendo i modi diversi per farlo. Ci sono, come dire, qui stasera non c'è un'opzione politica, diciamo, intesa come partito, almeno non per me. Ma io mi sento sicuro se a Siena, in Italia, in Europa, esiste una cittadinanza capace di mettere il naso nelle cose che la riguardano. E le banche, le grandi banche che hanno una grande storia pubblica e che sono rimaste in piedi grazie a un diluvio, a un fiume di denaro pubblico che viene dalle nostre tasse, perché non viene dalle tasche del signor Mario Draghi, ma viene dalle tasse di tutti, anche dei più poveri. Ecco, queste cose ci riguardano profondamente. Si parla molto di Europa e spesso si dimentica il manifesto di Ventotene. Qualche anno fa Matteo Renzi portò a Ventotene la Merkel e l'allora presidente francese François Hollande. Mi sono sempre chiesto se l'avrebbe fatto, se una volta nella vita avesse letto il famoso manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, scritto nel 1944. Questo paese si ha la tendenza a citare e celebrare ciò che non si legge, ciò che non si conosce. Vi leggo un paio di passaggi di quel manifesto che fondava un'Europa che secondo me è stata radicalmente tradita da chi ha governato l'Europa negli ultimi anni, a partire dai banchieri centrali che poi diventano capi dei governi. Vi leggo due brevissimi passaggi del manifesto di Ventotene. Non si possono lasciare ai privati le imprese che, svolgendo un'attività necessariamente monopolistica, sono in condizione di sfruttare la massa dei consumatori, ad esempio le industrie elettriche. Le imprese che si vogliono mantenere in vita per ragioni di interesse collettivo, e qui non si parla soltanto di energia o di monopoli, ma si può parlare certo a Siena di una banca come il Monte, che per reggersi, le imprese che per grandezza dei capitali investiti e il numero degli operai occupati o per l'importanza del settore che dominano, possono ricattare gli organi dello Stato imponendo per loro la politica più vantaggiosa, e l'esempio che fa il manifesto di Ventotene sono le industrie minerarie, i grandi istituti bancari, guarda un po', e le industrie degli armamenti. Questo è il campo in cui si dovrà procedere senz'altro a nazionalizzazioni su scala vastissima, senza alcun riguardo per i diritti acquisiti. Cioè, i padri della patria che oggi celebriamo avevano pensato che per i grandi istituti bancari che sono in grado di condizionare la politica bisognasse procedere alle nazionalizzazioni. Oggi noi li celebriamo, ma pensiamo di privatizzare ciò che è pubblico. Bisogna riflettere su questa radicale inversione di marcia, comunque la si pensi. È inutile che continuiamo a celebrare quell'Europa se sistematicamente costruiamo il contrario. E ancora scrivevano, in un'ottica più larga che riguarda la giustizia e l'ingiustizia sociale, le caratteristiche che hanno avuto in passato il diritto di proprietà e il diritto di successione, pensate alla timidissima proposta di Enrico Letta sulla tassa di successione che è stata immediatamente respinta da Draghi, hanno permesso, scrivevano, di accumulare nelle mani di pochi privilegiati ricchezze che converrà distribuire.
durante una crisi rivoluzionaria, parlavano di rivoluzione che distribuisse l'economia, non erano comunisti, erano Spinelli, Colorni e Rossi, niente affatto comunisti. Durante una, in senso egualitario, per eliminare i ceti parassitari e per dare ai lavoratori gli strumenti di produzione di cui hanno bisogno per raggiungere una vera indipendenza di vita. Nel 1944 un pensiero moderato di centro diceva queste cose. Ora io non chiedo tanto, ma pensare che il Monte con in pancia tutta questa enorme quantità di soldi pubblici possa finire in mani private e che non si riesca a costruire un progetto in cui rimanga un bene comune al servizio della città, del suo futuro e del suo sviluppo, mi sembra enorme. Non so se questo sia un progetto di destra o di sinistra, ma vorrei concludere e salutarvi citando quello che disse Enrico Berlinguer al Comitato Centrale del Partito Comunista il 4 giugno del 74, io avevo 3 anni. Diceva: bisogna mettere subito fine al sistematico sacrificio degli interessi pubblici più sacrosanti. Bisogna mettere fine agli interessi privati, di parte, di corrente, di gruppi e uomini nella lotta del potere. Cioè bisogna far sì che gli interessi privati, di parte, di correnti e della lotta politica smettano di sacrificare l'interesse pubblico. Berlinguer aveva molto ben chiaro che il problema principale dell'Italia era la lotta fra interesse privato e interesse pubblico. Che esempi fa per dire che cos'è l'interesse pubblico? La salute, la difesa del paesaggio, del patrimonio artistico, l'ordinato sviluppo urbanistico, cioè la forma delle nostre città, e poi l'onesto rispetto della legge e dell'equità. Questi erano i beni pubblici che venivano distrutti dagli interessi privati, di parte, di corrente, di gruppi e uomini nella lotta per il potere. Ora, tutti questi interessi pubblici si difendono soltanto, lo sappiamo molto bene, se possiamo difendere i luoghi dove il denaro c'è. Per questo io credo che sia strategico pensare, non spetta a me dire come, ma da cittadino voglio dire che questa è l'esigenza, pensare e operare perché il Monte dei Paschi rimanga un bene pubblico. Grazie, e grazie Alessandro Di Battista per questa occasione e grazie a tutti voi. Non so se ci sente ancora, ma ti ringraziamo per l'intervento. Intanto quante ne sai, veramente... Ogni volta stupisce per quante informazioni uno non conosce e riesce Montanari a tirare fuori. Grazie per l'intervento, grazie ancora. E... grazie a voi, buona serata.